Tempo di bilanci per l'attività del Consiglio regionale che oggi ad Ancona ha illustrato il lavoro svolto nell'anno appena concluso con sguardo puntato al 2024 e rivolto ad una ulteriore valorizzazione della funzione legislativa e al massimo rispetto del ruolo delle opposizioni. Bilancio tracciato a Palazzo delle Marche dal presidente del Consiglio regionale Dino Latini, alla presenza dei consiglieri Carlo Ciccioli, Lindita Lezzi e Simone Livi, oltre che del consulente della presidenza per la macro regione Umberto Trenta. Per me è stato un anno davvero importante perché vi è stata la possibilità di tutti i consiglieri della Regione Marche, dei gruppi della Giunta regionale di portare in aula e far discutere sia le proposte di legge che gli atti amministrativi che interessavano praticamente sia appunto la Giunta sia però le parti politiche interessate. Ed è stato anche un anno importante perché l'attività delle commissioni, l'attività intera del Consiglio ha sviluppato un impegno complessivo che è dato dai dati delle votazioni, oltre 1.082 votazioni, delle ore che siamo stati in aula, delle 27 leggi approvate, che dimostra in sostanza che viene smentito l'assunto che nel Consiglio regionale o negli organi istituzionali della Regione Marche, tra virgolette, dal punto di vista politico-amministrativo si lavora poco. Tutt'altro, però ovviamente il dibattito politico necessita anche di un confronto che a volte occupa più tempo di quello che si può prevedere nell'ambito di una vita normale, ma l'attività politica è anche quella di raggiungere dei risultati in cui più parti possibili si trovano d'accordo e questo è molto spesso avvenuto nell'ambito del Consiglio della Regione Marche nel 2023, come molto spesso vi è stata una forte opposizione giusta su importanti argomenti in cui i gruppi più importanti hanno potuto praticamente presentare le loro finalità con una serie di proposte alternative, a volte in forma di emendamento, a volte in forma di proposta di legge, che non sono mai apparsi agli altri come un motivo di ostracismo, ma di una valutazione diversa di un grande argomento. Cito per tutti la legge urbanistica, a parte della legislazione sanitaria che stiamo ancora percorrendo, la legge di bilancio che abbiamo approvato poco prima di Natale. Ecco, questo è il segnale veramente di una compiuta democrazia interna che sono convinto fa bene al Consiglio regionale e alla partecipazione democratica e politica di tutti.